Tutti! Nuovo video, finalmente! Sono tornata. Sì, sto facendo tanti video in questo periodo, bene. Sono meglio, sono contentissima. Allora, come molti di voi sapranno, domenica sono andata a Barberino del Mugello con delle mie amiche e Simone, ovviamente, e ho fatto un po' di acquisti. Non tantissima roba perché appunto, come sempre, come vi dico sempre, i soldi a disposizione non sono tanti, quindi ho preso ciò che era nelle mie possibilità. Che sono comunque cose che ho usato, perché avevo già fatto anche altri acquisti prima di andare a Barberino. Infatti ora vi faccio vedere tutto. E ho perso il filo. Sì, l'età comincia a farsi sentire, ragazzi. Quindi vi chiedo cortesemente di non farmi i conti in tasca. Io ho le mie possibilità, voi avete le vostre. E siamo tutti a posto così, ok? Il primo che mi fa i conti in tasca viene bannato dal canale. Ok? Allora, cominciamo dagli acquisti più piccoli, diciamo, e poi andiamo mano a mano, sempre crescendo. Allora, uno degli ultimi acquisti che ho fatto è stato questo portafoglio da Inside. È di questo color caramello molto bello, io adoro questo colore per ora, per la primavera. E dentro è fatto così, qui c'è la mia carta d'identità, qui ci sono alcune tessere, quella della Conad, di Chiavi che è nascosta. Qui che sto tirando fuori è la mia tessera di Chiavi e la tessera della Coop, alcune tesserine punti, qui ho 5 euro e poi di qua la mia tessera sanitaria, la patente, la mia Poste Pay e la carta di Bottega Verde. E poi qui dentro ci sono degli spicciolini, tipo 3 euro di spicciolini. Poi, sempre da Inside, però in momenti diversi, ho preso queste scarpe, che sono delle comodissime scarpe da ginnastica, praticamente io le uso spessissimo in questi giorni. Vedete dentro, è rosa, mi si è anche levata la soletta perché le uso praticamente sempre da quando le ho comprate. Sono comode, sono un po' rigidine sul fondo, quindi bene, non sono, come vedete, hanno la punta semirigida. E poi mi piace perché non solo dei dettagli rosa che hanno, ma anche dei nastrini che le stringhe sono sberluccicose, cioè sono carinissime. E poi adoro anche il dettaglio qui lucido con il rosa, il nero e l'argento, lo adoro molto. Sì, come ho già detto anche nel vlog, sto passando questo periodo un po' girly, che non ho mai avuto in 27 anni di vita, quindi io mi sto anche un po' spaventando. Veniamo agli acquisti fatti su Amazon. Allora, su Amazon ho comprato questa, che può sembrare una pochette, in realtà sì è una pochette, però ha anche le tasche per le tessere. Tutte le varie tessere. Poi qui si apre così, con la cerniera, che è una cerniera bella rigida. E qui si apre così, qui c'è la tracolla. Questa l'ho già utilizzata, però io cambio spesso borsa, in base all'umore e a come mi vesto. Qui dentro c'è la sua tracollina, queste due tasche belle ampie. E qui c'è un'altra taschina, un pochino più piccola, però comunque bella capiente, c'entra un po' di roba. E poi qui, questo non è finto ma è super vero perché ha la chiusura, notifiche, e qui dentro di solito ci metto il cellulare perché mi tiene lo schermo bello riparato. Poi, sempre su Amazon, io sono un'appassionatissima di film, infatti io vorrei farvi vedere un giorno tutta la mia collezione di film, in video VHS, Betamax, VHS, DVD e Blu-ray, e ho comprato sempre questo, sempre su Amazon. È un film beauty shop con Queen Latifah e io lo adoro perché è una commedia molto carina, molto simpatica e è tutta si può dire che è tutta al femminile, a parte Kevin Bacon che fa la parte dello stronzo però diciamo che è una commedia tutta al femminile. Infatti si svolge, per chi non lo conoscesse, si svolge all'interno di un beauty shop, di un parrucchiere beauty shop, e dove vengono fuori, dove si può dire che vengono fuori alla fine tutti gli altarini, da chi si, da, insomma, non ve lo sto a raccontare, se volete ve lo andate a vedere. Veniamo ora da Piazza Italia. Da Piazza Italia ho comprato questi stivali, sì, che sono sudicissimi perché ieri ci sono andata a camminare sul mare con Kira, quindi ho preso un po' di fango, vabbè, non avevo voglia di pulirli, vabbè, li uso quindi... E sono carinissimi, sono all'altezza caviglia, sono di questo bel marrone scuro, quindi sono adatti a qualsiasi tipo di outfit. E più hanno questo dettaglio brillante dietro il tallone. Hanno la cerniera
E hanno anche questa piccola fibbiettina che è finta, cioè non serve assolutamente a niente. E poi, sempre alla Piazza Italia, ho preso questo cappello, che me l'avrete visto indossare forse forse in uno degli ultimi vlog, perché mi dicono che sto bene con i cappelli ora perché ho la coda, ma... Che ne dite? Non mi sta malaccio, dai. È anche un bel cappello. E mi piace perché ha qui il tartan scozzese, come si può vedere, e è verde, è scuro, quindi mi piace moltissimo. Lo so, riesco ad abbinarlo molto bene. È un po' di polvere perché l'ho tenuto nell'armadio. E ha questo dettaglino carino, molto discreto. Anche questo non l'ho pagato quasi nulla. Ovviamente io i prezzi non ve li dico perché sennò poi davvero sì, mi fate i conti in tasca. Poi, in un negozio cinese che ce l'ho qui vicino, ho preso questa felpa che è carinissima, è dolcissima, è pelosissima, è pelucciosa, bella, morbida dentro, fuori, wow, che bella! È carina, è nera e ha questo pandino che è carinissimo! Ha un solo piccolo difetto, è un po' corta. A me mi arriva appena a coprire la panza. Ha appunto questo dettaglio del panda e poi ha questa tascona che è una tasca unica. Vedete? È una tasca unica, bella grande. Io ci tengo più che altro il cellulare quando vado a giro con questa. E tiene caldissimo. Questa qui fatevi conto che io l'ho portata la settimana scorsa che faceva un po' più fresco rispetto a ora. E sotto non avevo niente, avevo solo il reggiseno, ero a pelle nuda, avevo solo questa e sudavo, ragazze. Io sudavo, solo con solo questa indosso io sudavo. E adesso veniamo dalla mia morte. Chiabi. Chiabi, ragazze, Chiabi mi ha rovinato, cioè davvero, mi ha rovinato economicamente perché lì riesco a trovare di tutto, cioè tutto anche nelle mie taglie, cioè una cosa meravigliosa. Finalmente un negozio per donne anche di taglie forti. Non solo per le stecchine. Nulla da dire contro le stecchine, per carità. Ognuna è fatta a modo suo e si può piacere a modo suo. Io mi piaccio così come sono, un po' cicciotta, un po' con le curve, un po' con la ciccia. Allora, da Chiavi, o Chiavi che dir si voglia, ho preso questa minigonna. Sì, ho ricominciato a mettermi la minigonna perché, cioè, minigonna è una gonna che arriva sopra il ginocchio e è bella, cioè è a vita bella alta e poi ha questa cintura che si può volendo stringere o allargare e è di jeans tipo denim lavé. È molto bella, io riesco ad abbinarla sempre molto bene con qualsiasi tipo di vestiario sopra e ovviamente con le calze nere coprentissime. No, perché io con le calze nude mi sento a disagio. Poi, sempre da Chiabi, ho comprato questi pantaloni. Un attimo che... Questi pantaloni, che sono tipo leggings, però sono molto più pesanti. Non hanno tasche, sono belli elasticizzati, quindi non stressano la vita. E hanno la cerniera laterale. Questi li indosso praticamente sempre. Cioè, al tempo di lavarli li metto già indosso perché sono veramente comodi. Sono morbidi, sono stretti in fondo e non hanno la cerniera. Io odio i jeans con la cerniera in fondo. Perché li inventate? La cerniera in fondo. Allora, io mi rivolgo ai modaioli incalliti. La cerniera in fondo al pantalone è una cosa inutile! È inutile! Perché cosa me la fai a fare una cerniera a fondo pantalone? Cioè, è come pantaloni che non hanno tasche! Cioè, perché? Perché? Spiegatemelo perché non ho ancora capito perché. Oh! E poi, sempre da Chiabi, ho preso questo trench, che me l'avrete visto in vari video ultimamente. Sì, è un po' zozzo, lo so, è un po' zozzo. È di questo color beige, molto bello, un classico trench primaverile, da fine autunno primavera. È molto bello, molto comodo e anche questo non l'ho pagato tantissimo. Qui ha anche i passanti perché ha anche una specie di fascia da stringere in vita, però a me con la fascia in vita non piace. Mi fa più nana di quello che sono. Veniamo finalmente agli acquisti, a quei 3-4 acquisti che ho fatto da a Barberino del Mugello. Allora, uno degli acquisti sono stati questi pantaloni, che sono di questo beige cipria,
Non so nemmeno che colore sono, un colore, sì, un beigiolino chiaro, un beigiolino un pochino più chiaro, scuro, boh, non lo so. Insomma, questo colore qui. Ditemi voi che colore è. Sono belli perché sono larghi, cioè è la mia taglia questa, perché è una 50, è la mia taglia, ma a me stanno larghi. Quindi può darsi che siano di quei pantaloni che devono stare un pochino più scialli, come si dice. E ora vediamo anche come riuscirò ad abbinarli, anche se un paio di idee ce l'ho già. Quindi magari farò anche ora magari appena inizia il caldo, magari farò qualche video outfit. E sono di oltre. Hanno le tasche qui, però non hanno le tasche dietro. Vabbè, io le tasche dietro. Poi, Puma. Ho comprato la Puma, non ho comprato la Pupa. Sono stupita anch'io. Però è un acquisto che a me piace, devo dire, mi piace moltissimo. Anche perché se non mi piaceva non la compravo. Ho preso questa mega borsona, che è bella perché ora per la primavera l'arancione secondo me è un colore che è molto primaverile, quindi si addice proprio alla stagione che sta arrivando e spero arrivi al più presto. È la tipica borsona, si può dire il classico borsone da spiaggia, però siccome io sono molto molto particolare, vedete dentro c'entra il mondo e anche la taschina con la rete, però io siccome sono diversa, io questa qui penso proprio che la userò anche per andare in centro, anche perché è grandissima, è enorme. E alla fine è una borsa, una shopper della Puma, cioè io posso usarla tranquillamente sia per andare in spiaggia, anche se avrò pochissimo tempo quest'estate di andare per andare in spiaggia, poi vi spiegherò perché in un altro video. La potrei usare per andare in spiaggia o anche per andare a fare un giro in città o una scampagnata, dato che ora comunque cominciano le belle giornate. E magari comincerà a fare anche un po' di caldo, quindi io spero di riuscire a fare magari qualche gita fuori porta con Simone & Company, perché no? Sono andata anche al negozio Bialetti e oltre alle cialde per la macchinetta ho preso anche questa. Io ora ve la faccio vedere. Questa io questa qua, questa qui me la, ora me la tengo, perché voi avete mai usato questo tipo di imballa di carta? Perché cioè è antistress. È antistress. E da Bialetti ho preso questa tazzina che io adoro. Io sono parecchio in fissa con le tazze in questo periodo, non lo so come mai, cioè, mi sto fissando su un casino di cose. Tutte insieme poi, eh. Vedete questa tazza con l'omino della Bialetti? E è di questo bel color beige. E la userò poi per i miei tè, i miei paciughi di tè, caffè latte, eccetera. Lo fate anche voi, vero? Ma ve lo dite se lo fate anche voi? Appena trovate la bubble bag, o come cacchio si chiama, ve la mettete da parte e quando siete proprio stressati andate a scoppiare tutti i bollicini. Lo fate anche voi? E ora veniamo all'ultimo acquisto fatto a Barberino e di questo giro di saldi, e voi sapete già di che cosa sto parlando. Ovviamente, ragazzi, io non posso non fermarmi alla Lindt, cioè è come andare ad Amsterdam e non fermarsi al quartiere a luci rosse, cioè è una cosa, non puoi, non posso non fermarmi alla Lindt io. E ho preso non una, non due, ma ben tre barre di cioccolato. Allora ho preso, per me, perché io adoro il cioccolato bianco, ho preso questa, che è cioccolato bianco classico, ricetta originale della Lindt. Per Simone invece, che poi dice a lui non ci penso mai, ho preso questo, che è cioccolato fondente all'arancio con scaglie di mandorla. A lui piace moltissimo il cioccolato fondente e quindi gli ho preso questo, che l'abbiamo assaggiato domenica quando eravamo lì dentro. E questo gli è piaciuto moltissimo e quindi gliel'ho preso. E poi dice che non ci penso mai a lui. E poi per tutte e due ho preso questo, che è l'Hello, My Name is Caramel Brownie. È sempre di quelle anche, ho fatto anche dei video assaggi con questo tipo di cioccolato della serie Hello, My Name is. Però questo mi mancava perché ho fatto quello con i popcorn e con lo strawberry cheesecake, se non sbaglio.
Quindi ho detto, vabbè, proviamo anche questo, vediamo un pochino com'è. Ecco, è al caramel brownie, sì, è cioccolato al latte, ripieno con brownie, con ripieno di brownie al caramello. Quindi questo sono molto curiosa di provarlo. Vediamo un po', ma secondo me ci faccio anche un video assaggi se volete. Ok, penso di avervi fatto vedere tutto. Penso di avervi fatto vedere tutto, come avete visto non ho comprato tanto, ho preso per lo più cose che mi servivano, a parte il cioccolato, vabbè, quello è stato più un ospizio che un acquisto fatto per necessità, perché assolutamente non ho bisogno di cioccolato, ma a volte le donne hanno bisogno di sentirsi coccolate. E non ditemi che il cioccolato non coccola. Il cioccolato è la coccola per eccellenza. Quindi, ogni tanto ci sta. Quindi, questo era il mio video dei danni, dei saldi. Ovviamente se il video vi è piaciuto spolliciate e condividete sui vostri social network, iscrivetevi anche agli altri miei social network, i cui link li trovate tutti in info box. Se ovviamente se il video vi è piaciuto un bel pollicione in su e se non vi è piaciuto invece sono molto curiosa di sapere il perché e se volete magari qualche cambiamento anche per il canale, se avete dei suggerimenti, sono molto aperta ai suggerimenti, lo sapete. Quindi niente, vi mando un bacione grandissimo e ci vediamo al prossimo video. Ciao!